Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ta-da! È martedì, oggi parleremo di aziende, della squadra dell'eccellenza, di piante, animali e di sicurezza. A tal proposito iniziamo dal Rock and Safe. Ta-da! E siamo in compagnia, come sempre, del fondatore di Rock and Safe. Buonasera, Stefano, Carlotta. Ben ritrovato. Ciao. Come stai? Molto bene. Benissimo. In compagnia di un ospite speciale. Beh, sì. Dell'avvocato Anna Maria Di Palma, che è con noi in collegamento Skype. Buonasera. Buonasera allo studio, buonasera a tutti. Buonasera Anna Maria. Allora, Stefano, come vi siete conosciuti? Con il magazine abbiamo l'opportunità di interagire con tante persone, fra cui appunto Anna Maria. Avevamo una conoscenza in comune, Marco Chelo, che me l'ha presentata, e non solo ci siamo conosciuti nell'ambito di un'intervista, ma Anna Maria ha contribuito nel magazine con dei suoi articoli con un tema un po' diverso rispetto a quello che abbiamo trattato oggi, perché riguarda i giovani, il rapporto con i giovani, l'educazione dei giovani. Proprio per questo oggi parleremo di educazione safe, cioè di educazione sicura. Anna Maria. Sicuramente, la sicurezza parte dall'infanzia, parte da quando siamo veramente piccoli, lì anche tutta l'educazione e la conservazione della rete familiare. Introduco quindi l'argomento di oggi e mi è molto gradito parlare delle figure dei nonni, perché Rock and Safe introduce spesso l'argomento della safety e del being rock, e credo che i nonni siano componenti familiari molto rock, d'accordo? Quanto vogliamo portare dell'educazione che abbiamo ricevuto come figli, no? E come nipoti, di quell'educazione nella educazione dei nostri figli? Beh, è importante dire che questi figli non devono ricevere un'educazione fotocopia rispetto a quella che abbiamo ricevuto. Noi dobbiamo muoverci in educazione con uno spirito di confronto, con uno spirito dialettico che ci permetta di permeare la nostra esperienza genitoriale, quindi il nostro rapporto con i figli. I nonni sono una presenza cardinale per i nipoti, spero di fare contenti molti nonni che talvolta si rivolgono al mio studio. Sono una figura di conforto, sono uno spazio di grande supporto emotivo, sotto il profilo psicologico formano il bambino e conservano, lo vedremo, le reti familiari. Quali sono i valori che i nonni trasmettono ai nipoti? Innanzitutto il senso della tradizione familiare. E poi vedremo quali attività, velocemente, i nonni dividono ordinariamente, ancora di più in questo tempo, con i nipoti. La continuità della famiglia, il tempo dell'attesa. Il tempo dell'attesa è importantissimo, i loro nipoti sono nativi digitali, viaggiano alla velocità di internet, invece il potere dialogico dei nonni è situato in un tempo più quieto, che favorisce nei bambini lo stupore, la suspense, appunto, e anche la pazienza. Il tempo nel quale i bimbi stanno con i nonni serve di consolidamento alla loro identità, per cui è un qualcosa che li renderà distaccati dal legame simbiotico altrimenti con i genitori. Quindi i nonni favoriscono il distacco, la formazione e l'indipendenza dei piccoli e degli adolescenti, e portano alla capacità ovviamente di socializzazione.
I nonni sono poi un raccordo importantissimo nello scivolare del passato sul presente, nel fluire dal presente verso il futuro, e fungono da grande supporto emotivo per i nipoti, sia quando la coppia genitoriale va d'accordo che quando la coppia entra in crash, quando la coppia coniugale o di fatto viene a scindersi, comunque garantiscono la continuità della rete familiare. Ecco. Per un ragazzo cosa succede quando i genitori, ecco, si separano, quindi? Quando i genitori si separano, diciamo, si crea tutto un dissesto dei sistemi familiari. I nonni in questo sono un grande ed ulteriore supporto. L'importante è che non facciano mai schieramenti, perché è fisiologico che come genitori possano avere un malanimo, no? Nel vedere soffrire un figlio o una figlia, ma comunque non ci deve essere mai uno sconfinamento dei ruoli. Quindi il nonno deve conservare il ruolo da nonno e il genitore quello da genitore. Il doppio binario educativo nonno genitore, che a me piace tanto, che vorrei brevemente introdurre, è quello del patto educativo, cioè il bambino canalizza l'educazione dai genitori, perché sono i genitori che danno la linea educativa, ma nello stesso tempo i genitori prendono l'esperienza dai nonni, quindi il bambino incanala due educazioni. Quindi l'esperienza dei nonni e il canale educativo fissato da linee genitoriali nello stesso momento. Ovviamente questo patto educativo deve comportare che ci sia un massimo rispetto dei ruoli familiari anche nel momento del crash, quindi della separazione. Vorrei dire un'ultima cosa al riguardo. È importante, sì, velocemente, grazie. Che nella separazione il nonno aiuta il bimbo a geolocalizzarsi nella rete familiare. Attenzione, perché il bimbo perde abbastanza facilmente il suo orientamento. Grazie a lei. Grazie Anna Maria, ci torniamo più tardi. Grazie Stefano, a dopo. Adesso andiamo a parlare della scuola dell'eccellenza. E mi trovo in compagnia del docente di enogastronomia Guido Falcone. Buonasera. Buonasera Carlo. E delle due allieve della Buontalenti, Bianca Corsinovi e Martina Moccia. Benvenuti anche a voi. Buonasera. Quindi, ormai sappiamo che quando parliamo della Buontalenti parliamo della scuola dell'eccellenza. Oggi parliamo di un progetto di eccellenza. Come nasce e di cosa sto parlando? Esatto, stasera vi presento questa iniziativa che la Buontalenti ha messo in atto in collaborazione con la New York University. La New York University è una delle realtà scolastiche più importanti a livello mondiale, in quanto è presente in tutti i paesi del mondo. E noi abbiamo la fortuna di avere a Firenze, nei pressi della nostra succursale di Via dei Bruni, la sede principale presso Villa La Pietra. Il progetto nasce dal voler unire le nostre differenze e creare un evento unico. E in particolare abbiamo utilizzato... Quali sono queste differenze? Le differenze sono che nel piano di studi dell'università della New York University ci sono svariate materie, tra cui la botanica, per cui loro hanno un orto didattico, diciamo, in un cortile rinascimentale estremamente bello in realtà, e noi abbiamo i saperi legati alla ristorazione, per cui abbiamo organizzato un incontro, una lezione sui prodotti lievitati tipici italiani, e i nostri studenti, in particolare quelli che mi accompagnano, hanno fatto da tutor, da insegnanti con gli ospiti americani. E loro hanno modo così di migliorare la lingua inglese, no? Sì. Esatto, e abbiamo utilizzato i prodotti provenienti dall'orto dell'università e abbiamo elaborato tutta una serie di preparazioni tramite appunto l'aiuto dei nostri allievi. Allora, a proposito di queste due bellissime allieve, Bianca e Martina, cosa ci preparate oggi? Innanzitutto, quale corso avete scelto? Io ho scelto sala. Indirizzo di sala? Io di cucina, enogastronomia. Perché? Perché c'è chimica. C'è chimica, bellissimo. Ha detto tutto. Martina?
Io per cercare di seguire il più possibile le orme dei miei genitori, in quanto mio padre è sommelier e mia madre è barista. Ah, fine d'arte! Quindi sono un po' combattuta in realtà, sì. Che bello! Cosa ci preparate oggi? Vai, Bianca. Beh, noi abbiamo scelto di portare la tipica il tipico dolce fiorentino, che è un impasto da pane che abbiamo voluto ammorbidire con un po' di burro, latte e uova. E ovviamente con l'uva, perché è frutto di stagione, no? È frutto di stagione. Martina? Io invece preparerò un virgin mojito, che è senza base alcolica ovviamente, e un Florida, per richiamare appunto un po' l'America e... Allora, dopo ci mostrate quali sono i passaggi. Perfetto. Va bene? Perfetto. Grazie Martina, grazie Bianca e grazie professore. A dopo. Adesso invece Antonio con Idea Toscana. Ta-da! Buonasera a tutti, una Carlotta natalizia a palla stasera, complimenti. Io ho la cacciatora perché ho sbagliato giorno, pensavo fosse giovedì, allora in onore di Simone mi sono messo la cacciatora. No, me la sono messa perché iniziano i primi freddi e infatti stasera vi parlerò della regina dei sistemi con il quale proteggersi dal freddo, che è la crema mani. Vi parlerò del perché si usa la crema mani, come si fa a usarla in maniera corretta e come proteggere fra l'altro anche le unghie, che fanno parte chiaramente delle mani. Ci pensiamo poco, però pensate che le mani sono un grande mezzo di comunicazione, ve l'ho detto altre volte. Vedete, poi io sono fiorentino, come tutti gli italiani gesticolo molto, parlo molto con le mani, parliamo con l'espressione, si parla con le mani e le mani parlano di noi involontariamente. Quindi delle mani ben curate, delle mani che sanno parlare attraverso i gesti, inevitabilmente si fanno vedere. E fra l'altro sono circa mezzo metro più avanti di noi, no? Arrivano sempre prima del volto e quindi quando un altro, un'altra incrocia il nostro sguardo, tra noi e l'altra persona ci sono le nostre e le sue mani. E inevitabilmente, come ci succede a tutti noi, anche gli altri guardano le nostre mani. Cioè, noi guardiamo gli altri e gli vediamo le mani e loro guardano noi e ci guardano le mani. Come nel caso, vedete, io sto gesticolando e quindi l'inquadratura è sulle mie mani. E cosa succede? È chiaro che delle mani ben curate, con delle unghie perfettamente tagliate, in linea, senza pellicole e senza pellicine rialzate, danno l'idea di un buon comportamento non solo igienico ma anche sanitario. Perché? Perché sotto le unghie si annidano germi e batteri e dal momento che tocchiamo tutto con le mani, se sotto le nostre unghie sono annidati germi e batteri, è chiaro che avremo un inquinamento in tutto ciò che noi tocchiamo. Un altro fattore non piacevole nell'interloquire con le altre persone, oltre chiaramente all'igiene delle unghie, è l'igiene stessa delle mani. Ma soprattutto la mano curata si percepisce quando all'interno delle rime delle unghie non si manifestano rotture. Cioè l'unghia è bella stesa, regolare, tagliata a secondo di come uno le vuole portare. Io per esempio ho le unghie molto corte, nonostante abbia la passione di suonare la chitarra classica, ma tengo le unghie corte perché mi dà proprio un senso di igiene, di pulizia e di essere, diciamo, di presentarmi bene nei confronti degli altri. Quindi la puntata di oggi, nei frame che ci appartengano, verrà dedicata alla cura e alla bellezza delle mani, a come fare per tenerle belle, sane e curate e a dei piccoli trucchetti che vi do tutte le volte con cose normali che abbiamo tutti nelle case e che possono essere molto molto utili. Chiaramente l'olio d'oliva la farà da padrona oggi. A te Carlotta. Grazie Antonio, ho fatto provare la tua crema per le mani a una mia amica, indovina, me la voleva rubare. E la regalerò per Natale. È normale, è normale. Tanto basta dire ta-da! Ma adesso andiamo a parlare del mondo degli animali.
Emily, ben ritrovata. Grazie Carlotta, buonasera a tutti. Ma chi ha in collo? Oggi ho l'onore di essere in compagnia del titolare di un allevamento molto prestigioso di questa fantastica razza e bulldog francese, con me Simone Kerdovic dell'allevamento Florence Prestige French Bulldog. Grazie oggi... Simone per essere con noi. Sì, buonasera. Ringraziamo. Grazie a voi di avermi invitato. E lo ringraziamo perché oggi in studio ha portato tre bellissimi esemplari di bulldog francese e io collo ho Camilla di 5 mesi. E poi abbiamo Totoro e Diamante. Esatto, che come vedi Carlotta hanno delle colorazioni molto particolari. Sì, e dei differenti anche. Molto manti molto belli e prestigiosi, vero Simone? Sì, assolutamente, assolutamente. Il bulldog francese è un piccolo molosso che nasce come razza nel fine del 1800 e ha 4 colorazioni standard che sono quelle riconosciute dalla Federazione Cinologia Internazionale, ovvero il fulvo in tutte le sue tonalità, il bringé che sarebbe il nero tigrato, il caille che è il bianco nero e il bianco fulvo che è stato riconosciuto successivamente dalla Federazione Cinologia Internazionale sotto indicazione del club francese di razza. Da 30-40 anni a questa parte si sono aggiunte altre colorazioni non proprie della razza stessa che sono stato frutto di outcross con razze molto più funzionali e molto, diciamo, più sane tra virgolette del tipo bulldog francese come lo Staffordshire Bull Terrier ed altri ancora, e siamo andati, diciamo, a selezionare soggetti che morfologicamente rispettano quello che è lo standard del bulldog francese ma hanno colorazione non proprie della razza come il blu, il merlet e in questo caso anche un Lilac Tan, diciamo il nostro stallone Diamante e il nostro stallone Totoro sono massimi esempi di queste colorazioni. Bulldog francese è razza molto particolare perché è un po' un simposio, un incontro di quelle che sono i difetti zootecnici in ambito cinofilo, quindi a partire dalla testa che è brachicefala, quindi più larga che lunga, che li rende esposti a problematiche respiratorie, la linea dorsale che dalla groppa deve scendere verso l'anteriore li rende esposti a ernie spinali ed ernie cervicali, il posteriore deve essere dritto, li rende esposti a displasia dell'anca e lussazione della rotula. Con l'immissione di sangue di razze che non presentano queste problematiche siamo andati un po' ad attenuare quelle che sono queste difficoltà, quindi ottenendo musi leggermente più lunghi, linee dorsali leggermente più parallele al terreno, posteriori più angolati, questo discostandoci leggermente da quello che è lo standard ma avvicinandosi a quella che è la salute dell'animale. Ecco, in quanto a carattere invece? Sono cani eccezionali, io dico sempre sono pessimi come cani e ottimi come persone perché hanno una sensibilità, un'empatia che li rendono unici come animali da compagnia, sono dei fantastici pagliacci, sono cani incredibili, sono cani ideali per chi fa una vita d'appartamento, magari lavora molto perché portarli fuori specialmente con giornate come oggi è un po' fargli un dispetto, quindi sono cani veramente da salotto anche perché loro stanno bene dove stiamo bene noi, insomma non sono cani da farci, diciamo, dei picnic a metà luglio sotto l'ombrellone sulla spiaggia, sono cani vanno un po' rispettati proprio per quelle che sono le loro caratteristiche, però sono cani assolutamente da compagnia, adatti alla vita d'appartamento. Che hanno conquistato sempre più persone, anche tante celebrità, e posso dirlo Simone, tu sei anche un punto di riferimento per tanti personaggi. Ah sì, eh? Sì, questo mi lusinga, insomma tante persone sia del mondo dello spettacolo e del mondo dello sport si sono rivolte scelgono te al nostro allevamento. Sì, si diceva prima scherzando che quando uno andava a giro con un bulldog francese 15 anni fa uno diceva Madonna com'è brutto questo cane, adesso è diventato è bellissimo, sì. È un'icona ormai. Un'icona, sì. E Camilla è la cucciola di Totoro. È la cucciola di Diamante. Scusami. E quanti mesi ha? C'ha 5 mesi, è nata a giugno. Come funziona per l'adozione? Per quanto riguarda l'adozione? Sì. Allora, per quanto riguarda l'adozione, quando uno, diciamo, si rivolge al nostro allevamento, noi ci teniamo molto un po' a formare la persona, perché come dicevo prima, sono cani eccezionali, però vanno gestiti un attimino in maniera, con un minimo d'attenzione, specialmente anche per quanto riguarda la loro sensibilità, la loro emotività, che forse è la vera caratteristica che li rende più sensibili rispetto anche alle tante particolarità morfologiche. Sono cani che quando lasciano l'allevamento, quando lo lasciano le mamme, quando lasciano noi che le accudiamo, subiscono uno stress. Questo stress si può ripercuotere un po' anche su quello che è l'aspetto intestinale, i vari equilibri del microbiota, insomma della sfera dei batteri che fanno parte, insomma, dell'intestino del cane. Benissimo, le cose da dire sono ancora tantissime. Grazie Emily, grazie Simone, a dopo. Simone?
Sei pronto? Con Alchimia Botanica. Ta-da! Eccoci, eccoci Carlotta, grazie. Tra l'altro, tante riflessioni prima di affrontare il tema a noi caro, ovvero sia le piante. Intanto il bulldog francese, fra le varie personalità, il mio avvocato che mi accompagna tutti i giovedì, quando ovviamente sono in trasmissione, e che ha un altro cane, un setter Gordon, quindi pensiamo a com'è il setter Gordon e com'è il bulldog francese, è appassionato di bulldog francesi. Quindi fra gli appassionati, ecco, voglio ricordare anche uno dei miei avvocati, ripeto, che mi accompagna il giovedì, per questo ha fatto prima cenno alla cacciatora, perché il giovedì io in un'altra veste, ripeto, non tutti i giovedì, ma una volta al mese almeno partecipo a questa trasmissione con un'altra veste, che è quella appunto di presidente di un'associazione venatoria. E peraltro Simone Gerdovic lo conosco, perché non alleva solo bulldog francesi ma anche un'altra razza, e l'ho conosciuto davvero quando aveva diversi anni meno, perché ha l'età di mio figlio, io ho un figlio di 30 anni e più. Quindi ecco, le riflessioni sono queste. E poi cominciamo a parlare di piante. Cominciamo a parlare di piante perché questo spazio è dedicato a tutti gli appassionati di agricoltura, giardinaggio, ambiente, lo diciamo sempre, vita all'aria aperta, a tutti gli appassionati di passioni, come ad esempio avere anche cani, no? Che è davvero una grande passione. Io stesso ho un setter, una setter inglese, che difficilmente però potrei portare in questo studio, visto il carattere un tantino esuberante del mio soggetto femmina, che mi dispiace, l'appellativo del femminile di cane mi piace più in spagnolo che in italiano, quindi lo chiamo soggetto femmina. Piante. Settimana scorsa noi abbiamo parlato di potatura. La potatura delle piante da frutto, la potatura anche delle piante da fiori, perché abbiamo parlato dell'ortensia, abbiamo parlato delle rose, come sia indispensabile riconoscere le gemme. Anche io gesticolo, avete visto, insomma, le mani, certamente le mie da agricoltore o quasi agricoltore, sono molto meno curate di quelle di Antonio. Abbiamo visto l'importanza di conoscere le gemme a fiore, le gemme a legno, come le gemme a legno siano più appuntite rispetto alle gemme a fiore, e come sia necessario però riconoscerle, perché se noi dovessimo sbagliare a tagliare, e certamente quando noi abbiamo tagliato il ramo, ahimè, non si può più riattaccare, e quindi il danno è fatto, bisogna allora pensarci prima e quindi riconoscere. Ecco perché la conoscenza è indispensabile, no? Scienza e conoscenza. Scienza, l'agronomia ci dà proprio la scienza, la conoscenza, perché anche le tradizioni, pensiamo alle tradizioni contadine della nostra regione, come ad esempio, parlando di potatura, la potatura degli olivi sia una potatura che a volte è più legata alla conoscenza, alle tradizioni, che alla scienza. Certamente anche in questo caso dobbiamo stare molto attenti a parlare. Certamente, chiedo scusa perché la telecamera guardavo da un'altra parte, chiedo scusa al nostro regista. E quindi potatura che ci lascia davvero poi lo spazio per cominciare a pensare a che cosa fare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Peraltro, visto che la stagione della raccolta delle olive quest'anno è certamente un pochino più corta rispetto agli anni precedenti, visto che non c'è stato un grande periodo di raccolta, non c'è stata tanta produzione, però una buona resa. Mi hanno detto anche oggi che la resa è stata davvero interessante. E quindi dobbiamo pensare anche tra un po' alla potatura degli olivi. Oggi pomeriggio però, e lo faremo nei prossimi blocchi o nei prossimi frame, parleremo del re, di quello che io ho definito il re dell'inverno, ovvero sia il ciclamino. L'abbiamo già affrontato questo argomento, però lo riaffronteremo tra un po'. A te Carlotta.
Grazie mille Simone, quasi quante cose impariamo, ma adesso andiamo a parlare di un prodotto di qualità, sto parlando dell'olio Montalbano, insieme alla responsabile commerciale di produzione Viviana, benvenuti, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi. Ecco, prima di andare a parlare del prodotto, partiamo dalla storia, come e quando nasce la Montalbano Agricola Alimentare Toscana Spa? Allora, la Montalbano nasce negli anni 50 e nasce a Lamporecchio, che è un piccolo paese in provincia di Pistoia, e nasce appunto grazie a degli olivicoltori che decidono di riunirsi in cooperativa e quindi fondare il frantoio cooperativo di Lamporecchio. Poi gli anni passano, per fortuna gli olivicoltori sono aumentati e è stato costruito un nuovo frantoio a Vinci e poi nel 1990 viene costruita la Montalbano Agricola, l'azienda da dove sto parlando in questo momento, è un'azienda che si occupa non di produzione ma di commercializzazione di olio extravergine di oliva, quindi della commercializzazione dell'olio prodotto dai soci del frantoio, ma anche della commercializzazione di altre tipologie di olio. Quindi insieme al toscano andiamo a confezionare anche ad esempio olio 100% italiano o 100% italiano biologico. È vero che il vostro olio nasce solamente nei frantoi in grado di seguire le regole produttive? Assolutamente, diciamo che siamo state una delle prime aziende che ha investito molto sulla tracciabilità di filiera, che oramai è diventata diciamo un argomento comune, e ne abbiamo fatto appunto un nostro vanto per molti anni. E tracciabilità di filiera vuol dire che ogni bottiglia che andiamo a confezionare per ogni bottiglia che andiamo a confezionare possiamo rintracciare in tempo reale tutta la sua storia, andando fino all'olivicoltore che ha conferito le olive. Vi state espandendo, siete presenti non solo sul nostro territorio nazionale ma anche internazionale. Sì, le confermo che per la Montalbano il settore export è molto importante e negli ultimi anni mercati come il Giappone, la Germania, il Nord Europa stanno diventando veramente importanti e strategici per noi. Dove si trovano i vostri prodotti? Anche alla COP? Assolutamente, siamo diciamo il nostro core business, siamo confezionatori, quindi il nostro core business è nelle private label e tra i nostri clienti uno dei più importanti è appunto Coop Italia, per la quale andiamo a confezionare diverse tipologie di prodotto. E in particolare questo è il momento in cui andiamo a confezionare la famosa confezione da 5 litri di olio novello che va appunto sugli scaffali con il marchio Fiorfiore, proprio questa qui appunto che state facendo vedere in questo momento. Ecco, grazie mille, tanto ci torniamo più tardi visto che non sono finite qua le cose da dire. Poi ci parlerai anche dei progetti futuri, Assolutamente. Grazie mille, a dopo. Ma adesso, come sempre, spazio alla cucina, perché sono tornati a trovarci i nostri chef, Marco e Marco. Buonasera. Sì? Ci siete. Non è colpa vostra. Cosa ci preparate oggi di buono? Oggi facciamo una preparazione col baccalà e ovviamente l'olio nuovo, ovvero baccalà Monte Bianco, direttamente dall'Artusi, come al solito. Perché una promessa è una promessa. Sto attenta a tutti, sto attenta a tutto. Cosa c'ho oggi? Carlotta, riprenditi, dai, su, ce la puoi fare. Marco e Marco, aspettatemi. Sarò da voi dalle ore? 19. Ah, ci pensano sempre. Ore 19, spazio alla cucina. Adesso torniamo a parlare, tutto sulla raccolta differenziata con questa pillola Alia. Alia Educational presenta Keti Super Mega e il calice di cristallo. Per Keti Super Mega è il momento dell'aperitivo online, ma sta per commettere un piccolo errore. Questo è tutto per noi, raga! Oh no! Si è rotto il bicchiere. Da brave lo gettiamo nel vetro. 1, 2, 3. I bicchieri di cristallo non vanno gettati nel contenitore del vetro. E allora dove lo butto?
I bicchieri di cristallo vanno gettati nel residuo non differenziabile, perché il cristallo è una miscela che contiene materiali non riciclabili. Va bene, allora gettiamo nel residuo. Porello. Scusa, tu quanti follower c'hai? Secondo me c'hai a spunta blu. E noi impariamo e ci divertiamo, perché con la nostra Gaia Nanni tutto questo è possibile. Ma adesso torniamo a parlare di Rock and Safe. Ta-da! Stefano, quindi, torniamo a parlare di quanto siano fondamentali i rapporti fra i nonni e i ragazzi, di quanto quest'ultimi siano fondamentali per la crescita di un ragazzo, anche per la sua formazione, insieme all'avvocato Anna Maria Di Palma. Sera di nuovo. Allora, posso fare una domanda? Certamente. Anna Maria? Parliamo di relazioni fondamentali, perché parliamo la relazione nonno-ragazzo, ragazza o genitori, e sappiamo che nell'educazione la comunicazione poi è l'humus per crescere in un buon contesto. Ecco, quando parliamo di comunicazione emotiva, di cosa parliamo? Parliamo della capacità di gestire lo stress. Riportiamoci per esempio all'esempio della separazione, no? Dei due genitori, all'importanza che crea il tessuto connettivo posto in essere dei nonni stessi. La comunicazione emotiva rende il bambino capace di gestire il carico di distress che consegue una separazione, ma anche capace di gestire un trauma, no? Un trauma che può essere assistere a un dialogo abbastanza forte fra i genitori, sentire un urlo. Il bambino deve sempre sentire due genitori che sono in aperta comunicazione emotiva, vuol dire che sanno parlarsi con livelli educativi trasmissibili. Si può finire di essere una coppia, ma si resta una coppia genitoriale. Ed allora vorrei introdurre quali attività, per esempio, i nonni possono condividere con i nipoti. Il nonno è il grande saggio, abbiamo detto, è il transfer dal passato al presente, dal presente al futuro. Per cui fra le attività che i nonni e i nipoti possono condividere insieme, ad esempio una nonna potrebbe tramandare la tradizione familiare insegnando una ricetta, un nonno potrebbe dare lezioni di buona calligrafia o insegnare la riparazione di un piccolo oggetto domestico. E questo ci insegna quanto i nonni siano un punto fermo, e soprattutto nel momento in cui si crea il crash di coppia. Avere più esperienza come nonni, avere già completamente maturato il proprio percorso educativo con i propri figli, non è un buon motivo, l'abbiamo già detto, per scavalcare i genitori. E i genitori sono gli unici che possono determinare le linee educative. Ovviamente il patto educativo, il doppio binario educativo nonni-genitori va a mettere in ulteriore safety il futuro del bambino. Questo perché delegare la funzione educativa vuol dire delegare una delle funzioni cardine, la più importante che i genitori hanno verso i figli. Ma se noi sapremo creare un buon patto educativo con i nonni, saremo certi che i bambini vivranno un rapporto affettivo e staranno con una persona che gode del nostro bene, di tutta la nostra fiducia, e non saranno mai destabilizzati. Per cui l'educazione, il delegare parte di un'educazione ai nonni, è un fatto fisiologico, bello, naturale, ma deve essere ben concordato. Ancora di più in una società liquida come quella che è stata stigmatizzata dal sociologo Bauman, nella quale si vive di incertezze, di precarietà, di instabilità. A subire le conseguenze di questa liquidità sono i figli della legge sul divorzio, sono i quarantenni, sono i cinquantenni, che temono molto la precarietà del futuro, che hanno paura di non saper assicurare ai propri figli una dimensione stabile. E questa è tutta la fascia debole, non solo dell'Italia, ma la dimensione è globale. Questo perché nelle separazioni di oggi, che noi come avvocatura sappiamo essere un numero imponente e che sono considerate, ahimè, un fatto normalizzato, è importante che i bimbi conservino appunto la condizione di essere amati da tutta la rete familiare.
La posta in gioco per i bambini è alta, è la concezione del loro benessere futuro. Molti figli della separazione e del divorzio si trovano infatti, figli della separazione e del divorzio intendo i genitori, si trovano con una vita assolutamente diversa, saltano una serie di relazioni, cambiano gli orari. Le abitudini non esistono più, si sentono rifiutati, talvolta si sentono impotenti. Come possono fare i nonni ad aiutarli in questa sofferenza? Cementando la loro presenza e creando un raccordo fra genitori e nipoti. E quindi c'è una continuazione delle relazioni familiari. Volevo dire in ultimo, se posso, sì, Anna Maria. I nonni hanno dei diritti. Posso finire? Velocissima. Sì. I nonni hanno dei diritti e lo stesso legislatore che insegna che in casi di grande crash familiare, ovviamente un bambino non andrà mai a terze persone, ma saranno preferite le figure parentali fino al quarto grado. Quindi l'importanza dei nonni è centrale. Grazie. Poi soprattutto l'importanza di queste figure nei primi anni sono importanti perché poi... Formiamo gli adulti del futuro, quindi saranno dei lavoratori, no? Poi questi giovani. Nel prossimo slot ne parleremo proprio di questo. Ne parliamo quindi nella terza parte. Grazie Stefano e grazie ad Anna Maria per essere stata con noi. Adesso andiamo a parlare invece di la scuola dell'eccellenza. Con il docente Guido Falcone e le due alunne Bianca e Martina. Quindi stavamo parlando di un progetto d'eccellenza, ce l'ha spiegato. E la domanda mi sorge spontanea, ci sono altri progetti? Sì, ci sono. In realtà l'abbiamo già messo in campo perché già un paio di settimane fa abbiamo realizzato la raccolta delle olive nel podere, diciamo, di Villa La Pietra. E abbiamo condito tutto con una bella cena, diciamo, un bel pranzo all'aperto con gli ospiti, diciamo, noi ospiti in quel caso, con gli studenti americani e i nostri ragazzi. Questo per implementare ovviamente la possibilità di migliorare la lingua e proprio a contatto direttamente con altri compagni, diciamo, coetanei. Ecco. Certo, allora, Bianca e Martina, torno da voi. E facciamo innanzitutto un riepilogo di cosa state preparando anche per tutte quelle persone magari che si stanno sintonizzando in questo momento. Ok, allora io andrò a preparare un Virgin Mojito, che è un cocktail a base analcolica, appunto Virgin. Perché hai scelto l'indirizzo di sala. Esatto. Mentre Bianca ha scelto l'indirizzo di cucina. Sì. Ok. E inoltre al Mojito andrò a preparare anche un Florida, che è anche questo a base analcolica. Bianca? Invece io con il professore abbiamo preparato un tipico dolce fiorentino, quindi la schiacciata all'uva. La schiacciata all'uva, oh, perché è frutto di stagione. Sì. Ci fate vedere gli step? Certo. Parto io? Iniziamo, una delle due. Martina, vai. Vai, parto io. Allora, nel bicchiere andremo a mettere un premix che in precedenza ho già fatto di menta, lime e zucchero. Sì. E quanto tempo lo prepari un cocktail? Qualche minuto? Sì. Uno? Un minuto? Due? No. Sì, un poco tempo. Poco tempo. Poi andremo a mettere il ghiaccio. Li prepari anche a casa, magari quando hai degli ospiti? Sì, ogni tanto, diciamo, mi diverto. Andiamo da Martina, così ci prepara i cocktail. Ok. Ora Bianca vengo da te, Poi andiamo a mettere lo sciroppo di menta. Lo sciroppo di menta, eh? Sì. Allora, te intanto Bianca cosa stai facendo? Visto che questo impasto è piuttosto morbido, lo dividiamo in due parti per poi adagiare l'altra metà e rifare lo stesso procedimento. Martina, invece, a che punto siamo con il cocktail? A buon punto, perché andrò a mettere un top di soda. Che bel colore!
anche perché hai aggiunto la menta. Esatto. Quindi, però, questo è un cocktail analcolico. Esatto, sì, abbiamo deciso di portare i cocktail analcolici in quanto vogliamo combattere l'abuso dell'alcol. Così non ci sono problemi. Poi andiamo a... Abbiamo una sveglia, il bello della diretta. Scusatemi. E non ti preoccupare, il bello della diretta, può succedere. E poi andiamo a mettere una fettina di lime per decorazione. Ecco, perché no? E la cannuccia, ovviamente. Un po' di cannucci. Comunque il cocktail analcolico mi piace, così evitiamo di far ubriacare la presentatrice per la terza parte. Dopo l'assaggio, mi aspetta. Ce n'è un'altra. Bianca, velocemente, sì. Però inizi e poi continuiamo nella terza parte. Mm-hmm. Io mi sono avvantaggiata stirando l'impasto con le dita e andiamo a mettere sopra l'uva di stagione. Visto che l'ho ripetuto 2 o 3 volte. Senti, sì. Bianca, ma te cucini a casa? Sì. Soprattutto i dolci. Soprattutto i dolci? Sì. Ah, nel fine settimana, anche durante la settimana, qual è il tuo piatto forte o il tuo dolce che preferisci fare? I dolci americani. Per l'appunto. Sono quelli con molte grasse. Ah. Con molte grasse, sì. Mentre piatti salati? Non tanto. Ha fatto una faccia, professore. No. Beh, il mondo è bello perché è vario, eh? Certo, certo. È la prima che mi risponde, mi piace cucinare dolci. Abbiamo messo l'uva di stagione, lo zucchero e dei semi di finocchio. Tempo di cottura? A 200 gradi. Guarda come guarda il professore. A 200 gradi. Per massimo un'oretta. Perfetto. Ah, due? Un'ora. Uno? Un'ora. Perfetto. Preparatevi perché dopo ci sarà la domanda delle domande. Vi chiederò il sogno nel cassetto. Va bene? Va bene. A dopo. Antonio, Idea Toscana. Sì, buonasera di nuovo, sembra che stasera ci si sia messi tutti d'accordo. Saluto Montalbano, è uno dei nostri fornitori e siamo altre cooperative toscane, perché sapete che noi facciamo tutto con l'olio extravergine d'oliva toscano IGP biologico, quindi quando loro offrono il prodotto che noi prendiamo, come in altre cooperative, si ritira il prodotto da loro e degli agricoltori vicini nelle prossimità di Firenze, insomma di tutta la Toscana, perché l'IGP toscano ovviamente si fa solo noi, in tutto il mondo si fa soltanto noi e noi usiamo solo il principio attivo territoriale. Per parlare dell'olio vi raccontavo prima di un trucchetto facile da fare a casa per curare al meglio le nostre mani e le cuticole, soprattutto e le unghie. Allora, dovete sapere che prima dei raccoglitori automatici che hanno adesso a disposizione gli agricoltori, o addirittura ancora prima i pettini, quelli in osso, e purtroppo dico perché le mani si segnavano molto, gli agricoltori, diciamo, brucavano le olive con le mani. Tenete presente che la raccolta dell'oliva viene fatta in questo periodo, quindi è spesso freddo e soprattutto le foglie dell'olive hanno delle rime molto taglienti. E quindi la sera quando tornavano a casa avevano delle mani letteralmente distrutte, ma non c'era nessun tipo di problema, perché la moglie o la compagna, allora c'era solo moglie, le compagne le non c'erano, mettevano delle bacinelle di olio e non necessariamente doveva essere cambiato tutte le sere, si poteva usare questo olio per tanto tempo, come potete fare anche voi a casa, una bacinella di olio extravergine d'oliva e immergete le mani all'interno della bacinella. Tenete le mani circa una 10-15 minuti in ammollo nell'olio e il risultato vedrete che è strabiliante, perché i polifenoli contenuti all'interno dell'olio d'oliva, che servono in natura per proteggere lo stesso dall'ossidazione,
In realtà vanno a riparare, grazie all'erscina e lo squalene presente nel prodotto, tutte le imperfezioni e i tagli e le piccole lacerazioni che vengono fatte sulle mani. Anche noi in ufficio, a volte, prendendo una risma di carta per fare le fotocopie, ci tagliamo e noi abbiamo a disposizione la nostra crema per le mani, ci si mette un po' di crema per le mani e immediatamente la piccola ferita viene cicatrizzata. Parliamo ora delle unghie e delle cuticole. Anche questo è un termine, diciamo, è un tema che interessa moltissimo le nostre ascoltatrici, perché dalla cura delle unghie, dei contorni delle unghie e appunto delle cuticole si vede quanto uno tiene alle proprie mani. E come sapete, le unghie sono uno strato corneo molto forte che è fortemente irrorato dalla microcapillarizzazione. Quindi un segreto proprio semplicissimo per avere delle bellissime unghie, ma non lo dicono mai non lo dice mai nessuno, perché altrimenti magari non si vendono poi prodotti per la specifica funzione. E il segreto è quello di prendere una crema idratante, chiaramente se è l'olio d'oliva ancora meglio, e massaggiare ripetutamente il contorno delle unghie. Facendo questo gesto che vedete delle mie mani, si porta una grande irrorazione intorno alla parte e di conseguenza, essendo la parte più irrorata, viene nutrita da tutti i nutrimenti che vengono portati dall'interno dell'organismo, del corpo, dal sangue, e quindi si hanno unghie più forti e pronte a ogni sfida, soprattutto per le signore che hanno le unghie piuttosto, stavo per dire affilate, non era un termine proprio giusto, ma insomma hanno le unghie piuttosto forti e lunghe, noi maschietti le teniamo più corte. Ecco, questo gesto quotidiano di curarsi con dei micromassaggi il contorno delle unghie dovrebbe diventare una buonissima pratica, perché da questo e poi da un'ottima crema per le mani si riesce a ottenere le mani splendide che parlano di noi, come vi ho detto prima, e che dimostrano quanto noi teniamo a noi stessi e di conseguenza, per rispetto, anche agli altri. Carlotta, ti ripasso un'altra volta la palla, ti invidio codesto caffè perché mi farebbe proprio comodo a quest'ora. A te la parola. Grazie Antonio. A proposito del caffè, ormai sapete che questo è il mio momento preferito, prendetelo anche voi, ma restate lì, tutti fermi, tutti sintonizzati, perché noi ovviamente torniamo subito. E dopo il caffè e il cocktail di Martina, allieva della Buontalenti, buonissimo, rieccoci qua per questa seconda parte. Bene, apriamola parlando del mondo degli animali. Ta-da! Emily, Simone, torno da voi. Sì, Carlotta, parlavamo anche un po' dell'emotività di questa razza. Sì. Sono dei sensibiloni, vero Simone? Assolutamente sì, sono cani molto emotivi, molto emotivi. Ecco, questo può predisporre maggiormente questa razza a una problematica comune di tante razze, e che è appunto la disbiosi. Ah. Cos'è la disbiosi? La disbiosi, si parla di alterazione del microbiota, che è praticamente riconosciuto a livello scientifico come un altro organo presente nel sistema dei nostri amici animali, ma anche a livello umano ormai se ne parla tantissimo, e che non è altro che un insieme di microrganismi, batteri, protozoi, funghi e anche virus, che popolano normalmente l'apparato gastrointestinale dei nostri amici animali. In condizioni di eubiosi, quindi di funzionalità perfetta, questi microrganismi contribuiscono ovviamente alla funzionalità del sistema immunitario, fornendo anche la formazione di sostanze antinfiammatorie molto importanti a livello sistemico, ma in caso di stress questo si può alterare ovviamente, quindi andando in disbiosi e dando tutta una sintomatologia che presenta un parterre di sintomi molto variegato, aspecifico, che può appunto, diciamo sintetizzando, sono diversi disturbi digestivi che alla base danno appunto sintomo di un malfunzionamento digestivo generale. E il padrone in questo caso come deve comportarsi?
Più che il padrone, questo successivamente, l'allevatore riveste un ruolo fondamentale di prevenzione di tutte queste problematiche. E infatti, Simone, voi iniziate proprio dalle fattrici, giusto, a prevenire questo problema? Assolutamente sì, dalle fattrici con una corretta alimentazione, inserendo nell'alimentazione dei prebiotici oltre che dei probiotici, in modo da creare un microbiota forte che poi può andare a contenere molte batteriche dannose per l'animale. Poi è un po' come avere un campo che noi andiamo a seminare con l'erba buona, avrà meno spazio l'erba cattiva da attecchire. Questo a maggior ragione nel bulldog francese, sia perché sono cani estremamente emotivi, come abbiamo detto, ma anche perché nascendo per cesareo il feto non attraversa l'utero materno, quindi non va a raccogliere tutta una serie di microrganismi che poi dopo si andrebbero a depositare nell'intestino, rendendo il microbiota più completo. Quindi questa della disbiosi è un po', diciamo, una problematica che si manifesta spesso, generalmente i primi giorni successivamente, diciamo, al distaccamento dei cuccioli dalla madre e dall'ambiente dove sono nati e cresciuti, proprio per queste sensibilità, anche perché il microbiota ha un continuo interscambio con l'ambiente esterno, sia tramite l'alimentazione che, diciamo, con tutti i batteri che l'animale trova, diciamo, nell'ambiente nuovo a cui magari non è abituato. Quindi questo è un qualcosa da fare molta attenzione in tutti i cani, in particolare nei bulldog francesi. Stanno volentieri in compagnia di altri animali? Sì, loro sono cani assolutamente pacifici, non hanno... Anche dei gatti, ad esempio. Sì, assolutamente. Non tanti nostri clienti ci rimandano sempre foto e video dei loro insomma, cuccioli presi da noi che giocano con i gatti, dormono insieme, sono cani assolutamente pacifici che non hanno istinto predatorio, quindi assolutamente quello sì. Poi voi sborsate questa emotività anche con una buona socializzazione. Vediamo qui anche Camilla, che insomma è perfettamente a suo agio, nonostante sia, ecco, di razza un po' emotiva, però lei davanti alle telecamere... Quindi, perfetti per qualsiasi famiglia, anche con bambini piccoli, anzi. Sì, sicuramente. Sì, assolutamente sì. Poi noi teniamo molto di conto il discorso della socializzazione, quindi fin da piccoli vengono stimolati in modo che una volta inseriti nella famiglia, diciamo, non ci sia, diciamo, uno stress così forte, ecco. Quali sono le aspettative di vita? Sono cani purtroppo non particolarmente longevi, quindi andiamo sui 9-10 anni, ricordiamoci che sono piccoli molossi, quindi diciamo non sono particolarmente longevi, però 9-10 anni di amore incondizionato e di, insomma, di emozioni fantastiche riescono a donarci, perché sono cani unici, insomma. Ecco, adesso concentriamoci invece sull'alimentazione. Cosa mangiano? Allora, noi utilizziamo in allevamento, per quanto riguarda i cuccioli, un mangime secco, in modo che abbia cariche batteriche più basse, mentre per quanto riguarda i nostri adulti noi utilizziamo una dieta al casalingo, quindi diciamo dove sono previste dei prodotti naturali, come ad esempio la farina di polpa di carruba, farina di ossa, carne cotta, insomma utilizziamo tutta una serie di alimenti che rispettano un po' le loro particolarità di assimilazione, insomma, delle sostanze nutritive. Cosa non mangiano, cosa non possono mangiare? Un po' come tutti i cani, diciamo, è bene che non mangino i nostri avanzi, quindi assolutamente no alle ossa, in particolare se cotte, insomma. Non sono cani che tollerano bene, diciamo, la novità nella loro dieta, perché la vivono un po' anche quella come uno stress. Poi, insomma, quando li portiamo a casa, scusa Carlotta, dobbiamo chiedere sempre al nostro allevatore di fiducia l'alimentazione, proprio certo, per non dare un distacco brusco all'alimentazione preesistente. Quindi questo è molto importante. Sei tentata di portarti a casa Camilla, sì, ti vedo, indubbiamente, Emily. Indubbiamente. Grazie Emily, grazie Simone, torno da voi più tardi. Adesso Alchimia Botanica con Simone. Ta-da! Eccoci. Carlotta. Allora, il ciclameno, questa pianta che davvero ci accompagna per tutto l'autunno e per tutto l'inverno, in realtà, se ben coltivata, anche poi per la primavera, certamente d'estate no, ma rimane viva, vedremo, e poi potrà rifiorire nell'autunno successivo. Intanto voglio ringraziare l'azienda agricola Brogioni Le Mosse di Colle Valdelsa, che ci ha permesso di addobbare oggi lo studio con i ciclamini,
prodotti a Colle Valdelsa, quindi siamo proprio una filiera corta, sono piante prodotte in Toscana. Perché dico questo? Perché molte volte noi assistiamo alla commercializzazione di piante che vengono prodotte da altre parti d'Europa. L'Olanda è uno dei più grandi produttori dei paesi che produce più ciclamini rispetto certamente all'Italia, però questa azienda di Colle Valdelsa produce piante di estrema qualità, come del resto anche altri agricoltori, ma noi diciamo, conosciamo l'azienda agricola Brugnone delle Mosse e ripeto ci ha permesso di addobbare il nostro spazio con le loro piante. Ci sono in Italia delle specie spontanee, quella che noi coltiviamo, quella che noi acquistiamo e poi coltiviamo, perché la coltivazione davvero è un atto che facciamo, perché non solo acquistiamo una pianta, ma poi dobbiamo innaffiarla, dobbiamo fertilizzarla, quindi questa è proprio una tecnica di coltivazione, quindi non si coltiva soltanto nell'azienda florovivaistica, ma si coltivano poi anche in appartamento, non i ciclamini, vedremo che i ciclamini non si possono tenere in appartamento, ma le piante si coltivano in appartamento, in terrazza e in giardino. Allora, dicevo, ci sono delle specie spontanee anche in Italia e tra l'altro chi è abituato ad andare a fare delle passeggiate nei boschi, magari a settembre, ottobre, si accorgerà che nei luoghi più ombreggiati, magari boschi di lecci, boschi anche di querce, il leccio peraltro è una querce, no? Quercus ilex, ma anche di querce a foglia caduca, ci sono nei luoghi più ombreggiati delle piante che assomigliano, ma non assomigliano, sono dei ciclamini, sono delle altre specie, certamente dei ciclamini non sono quelli che noi siamo abituati a acquistare e poi a tenere nelle nostre terrazze o nei nostri balconi. Sono delle specie, ripeto, spontanee. Una si chiama Purpura Ascens e è una specie con le foglie certamente più piccole rispetto a quelle che noi siamo abituati a vedere, ma ha una fioritura con dei fiori di un colore bianco ma tendente anche a rosa. Ci sono altre specie di ciclamini spontanei in Italia, ma quella che noi siamo abituati, ripeto, a vedere, a acquistare ed è coltivata nelle aziende ortofloro-vivaistiche e poi, ripeto, anche noi coltiviamo, è il Cyclamen persicum, quindi già anche il nome dà l'indicazione della provenienza, no? Quindi è una provenienza certamente dell'Asia. È una pianta che sopporta molto bene le temperature mediamente basse, ecco perché l'ho definito il re dell'autunno, ma anche il re dell'inverno, perché è una pianta che resiste fino a 0 gradi. Abbiamo detto che una volta acquistata la pianta non va tenuta in appartamento. È un errore, non è una pianta d'appartamento. È una pianta che deve stare all'esterno. In appartamento irrimediabilmente è soggetta a morire, mentre all'esterno o sul balcone o in terrazza o in giardino, ripeto, riesce a resistere anche a temperature basse. Sono piante che non hanno bisogno di tantissime attenzioni, certamente l'eccesso idrico, l'eccesso di acqua danneggia anche i ciclamini, come del resto l'abbiamo visto, danneggia tantissime piante, perché le radici hanno bisogno di respirare, hanno bisogno di ossigeno, altrimenti vanno in quel processo di anaerobiosi, quindi di assenza di ossigeno, e sono soggette poi ovviamente a disseccare, e disseccando o seccando le radici è chiaro che poi muore tutta la pianta. Abbiamo detto che è una pianta abbastanza quindi facile da mantenere, è una pianta che ha bisogno non solo di una corretta irrigazione, ma lo vedremo nel prossimo blocco, ovviamente anche di elementi di fertilizzazione, ma quello lo vedremo tra un po'. A te Carlotta. Bene, tutti a comprare il ciclamino, è un problema con Simone che ce le fa amare tutte queste piante, grazie. Ma adesso torniamo a parlare dell'olio di Montalbano con Viviana Benvenuti.
Grazie nuovamente per essere con noi. Ecco, ripetiamo perché scegliere quest'olio e in cosa si contraddistingue. Sì, allora, l'olio che quest'anno i consumatori di Coop troveranno nella confezione da 5 litri a marchio Fiorfiore è un olio, come sempre, 100% italiano, completamente tracciato fino all'olivicoltore. Un olio di provenienza Puglia, Sicilia e Calabria, dove quest'anno, a differenza della Toscana, sta iniziando una delle campagne più importanti degli ultimi anni, con una qualità eccellente. Quindi un prodotto italiano e un prodotto di una qualità altissima, ecco. Quanto ci vuole per realizzarlo? Si parla di giorni, di mesi? Per realizzare il prodotto? Sì. Allora, naturalmente il prodotto, in questo caso, essendo un prodotto Coop, viene realizzato a quattro mani, perché con il cliente. E per poter appunto andare a proporre un olio di questo tipo, con questa tipologia di qualità, con questa tracciabilità, occorrono è frutto di anni di studio e di anni di lavoro con il nostro cliente. Sì. Benissimo. Quali sono invece i progetti futuri? L'azienda sta lavorando molto sul concetto di sostenibilità e stiamo appunto portando avanti un progetto che, insieme a una sostenibilità ambientale, prenda in considerazione anche una sostenibilità sociale, e appunto ci stiamo certificando attraverso una certificazione europea che prevede appunto entrambi gli aspetti, e quindi poi nell'obiettivo appunto di arrivare a segno con questa certificazione nel 2022. Quindi è questo il progetto? Questo è il progetto più importante per l'anno 2022, in un momento molto particolare, penso, per tutti, dove pensare già a domani è molto difficile, perché sicuramente la situazione sanitaria che stiamo vivendo ha reso molto complesso il lavoro di tutti i giorni e anche la programmazione futura. Cerchiamo comunque di guardare avanti, e questo diventa sicuramente il nostro progetto più importante del 2022. Per qualsiasi informazione avete i vostri contatti? C'è un sito dal quale rivolgersi? Assolutamente, abbiamo il nostro sito ufficiale, che è oliomontalbano.it, e dove ci sono tutti i contatti, sia telefonici che via email, dove tutti i consumatori possono chiederci in qualunque momento le informazioni che desiderano. Viviana, io non ti saluto perché sarai con noi anche per una terza parte. Ok. Quindi grazie per ora, a dopo. A dopo. A dopo, adesso torniamo a parlare di sicurezza, quindi Rock and Safe. Quindi Stefano, facciamo anche un riepilogo. Che rapporto c'è, che collegamento c'è fra i giovani e il lavoro? Beh, innanzitutto, quando parliamo di cultura della salute e della sicurezza, i giovani hanno un ruolo fondamentale già alla loro età. Già. E noi come Rock and Safe facciamo tante iniziative nelle scuole, stiamo finendo proprio... La prossima settimana ci sarà l'ultima data di un tour di giovanotti, perché siamo alla Bocconi, però stiamo parlando di ragazzi ventenni. Non solo perché vivano in un certo modo nel presente, ma perché saranno i lavoratori. Il presente poi manager, si riversa nel futuro, i titolari, no? Di azienda di un futuro. Domani. Quindi nella loro fase di crescita, soprattutto quando sono più piccoli, quindi hanno anche meno filtri, le figure genitoriali, perché anche un nonno che sta tante ore tutti i giorni con, e oggi ne abbiamo necessità, collaboriamo tutti quanti. Io ad esempio ne so qualcosa, perché sono cresciuta con i miei nonni. Ecco, appunto, sei un esempio vivente. Quindi le figure genitoriali hanno un ruolo fondamentale, perché in base al tipo di educazione, e non a caso Anna Maria prima ho parlato di comunicazione che noi istintivamente poi utilizziamo con i nostri figli, determiniamo delle reazioni che poi saranno delle attitudini, delle abitudini dei nostri ragazzi.
per essere un po' più pratico, se sto facendo riferimento adesso a un bellissimo libro, facciamo anche un momento culturale, di Thomas Harris, che nelle librerie italiane c'è, pensate, dal 1974, ma è attualissimo. Quando noi comunichiamo, comunichiamo in tre modalità, che sono normativa, affettiva e adulta. Tutti comunichiamo in tutti e tre i modi, poi ci sono persone che hanno un'attitudine verso una modalità rispetto a un'altra. Nella pratica, normativo è il genitore che indica con il dito il bambino che ha fatto la marachella e gli dice di fare in un certo modo, con un tono anche abbastanza acceso, affettuoso, possiamo immaginare cosa si intenda. L'adulto invece è ciò che mostra le cose in modo analitico, razionale. Nessuno dei tre è una modalità comunicativa difettosa. È anche vero che, per esempio, la modalità normativa diventa tossica per un bambino nel momento in cui noi sfoghiamo in qualche modo il bisogno del controllo. Qual è la reazione poi nel bambino che si riporterà nell'adulto? Che o sta zitto e rispetta le regole, quindi diventa un bambino adattato, e quindi un indomani magari avrà difficoltà nel mostrare la propria personalità, quindi, anche nel mondo del lavoro. Tu fai quello e lui lo fa. E lui fa. Eccoci. Piuttosto un bambino come sono io, ribelle, ovvero che diventa bastian contrario, e soprattutto in età adolescenziale poi questo si manifesta. Perché sto raccontando tutto questo e ho fatto solo un esempio sull'atteggiamento normativo? Perché poi, quando ci relazioniamo fra adulti, poi che siamo a lavorare o meno, si possono riconoscere queste modalità. E quindi, per esempio, ci sono dei modi per comunicare bene con una persona che ha una modalità ribelle a livello comunicativo, piuttosto che una persona adattata. E questo permette di coltivare buone relazioni. Quindi sono aspetti molto delicati, dove la maggior parte di noi genitori fa del nostro meglio, perché facciamo del nostro meglio in base agli strumenti che noi abbiamo. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che a volte facciamo tanti danni. E non ci lamentiamo poi, perché magari pensiamo alla movida che i ragazzi, non so, fanno caos in mezzo alle strade, piuttosto titolari di azienda che non si prendono cura ai lavoratori sul lavoro, ma ricordiamoci che, riavvolgendo il nastro, probabilmente un po' di responsabilità ce l'abbiamo avuta anche noi nella fase di crescita di queste persone. Beh, anche quello di oggi è stato un argomento molto interessante, Stefano, Grazie e sono contento. Cioè, alla base di tutto c'è sempre la buona comunicazione. Esatto. È fondamentale e importante. E più ce n'è in questo mondo, quanto più riusciamo a contrastare, come dire, la mala. E te stai cercando di far capire questo. Beh, noi stiamo cercando con Rock and Safe e tutti coloro che ci danno una mano di dimostrare. Ovviamente non solo oggi, il martedì a Tada, ma anche attraverso i tuoi canali. No? Sì, io ricordo il magazine rockandsafe.com, che è il libro con tanti contenuti. Cerchiamo di far capire alle persone che un certo tipo di atteggiamento è, se vogliamo, rock, intendendo insomma qualcosa di, passami l'espressione, figo, al contrario di comportamenti stupidi che poi danneggiano tantissimo le persone, fino ovviamente a eventi tragici. Stefano, di cosa parleremo la prossima settimana? Beh, lo decideremo. Chi sarà l'ospite della prossima settimana? È un gran bell'ospite, e cambieremo di nuovo argomento e lo scopriremo. Ah, ma lo sai già te? Sì, sì, sì. Bene, lo scopriremo martedì. Grazie Stefano, quindi, anche per questa settimana, per essere stato con noi. Grazie. Adesso torniamo a parlare della scuola dell'eccellenza. Ta-da! Professore, come si trova la Buontalenti? Ma io ho un percorso piuttosto lungo, perché ormai sono tanti anni, un po' mi pesa sulle spalle questi anni, però insomma in realtà è stato un percorso importante, perché da allievo sono diventato insegnante, ormai sono quasi, no, sono oltre 40 anni, per cui, però quello che mi stupisce è che comunque alla fine, vivendo in un ambiente così, la nostra è una comunità in realtà, no? Per cui con tutte le cose, si diceva, i problemi legati all'educazione e alla crescita dei ragazzi, però comunque anche un modo per rimanere comunque giovani, e la nostra soddisfazione è creare un ambiente armonioso
sostanzialmente in cui i nostri ragazzi possano crescere in maniera, nella maniera migliore possibile. Per poi affrontare nel miglior modo possibile il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro. E quando abbiamo poi degli esempi come le nostre allievi, Bianca e Martina, il lavoro è ben speso, insomma. Anche Martina, le... cosa ho fatto durante la pubblicità? Hai assaggiato il cocktail che ho preparato. E cosa ti ho detto? Che è buonissimo. Che è buonissimo. E adesso ce ne presenti un altro. Sì, esatto. Così ne bevo un altro a fine puntata. Qual è questo cocktail? È il Florida. E l'ho già preparato qua. Devo soltanto shakerarlo. E all'interno c'è succo di pompelmo, succo di arancia e succo di limone. Oh, secondo me è buonissimo. E sarà buonissimo anche questo, eh. Bianca, invece, con te abbiamo finito? Finito. Abbiamo finito. Adesso abbiamo detto 200 gradi, un'ora. Per un'oretta. Per un'oretta. Però è già pronta, ovviamente. Qui abbiamo l'esatto esemplare di come dovrebbe fuoriuscire dal forno. È bella alta, eh? Sì, sì. Complimenti. Dopo l'assaggio. Prego. Bianca, visto che ti sei sciolta, sogno nel cassetto. Diventare un dottore. Come? Dalla cucina? Eh sì. Ah, professore, vuole diventare una dottoressa? Beh, diciamo, la nostra scuola si apre anche a tanti altri percorsi, no? E una polemica che spesso faccio è che alle scuole medie magari i ragazzi vengono indirizzati verso la scuola alberghiera solo se presentano qualche difficoltà magari di carattere o comportamentale. Invece in realtà è una grande scuola che può permettere in realtà sviluppi futuri di più variegate, per esempio per il mondo dell'alimentazione, dietologia, studi, analisi. Molti nostri allievi poi scelgono questo tipo di percorso che unisce poi un background pratico, insomma, sviluppato direttamente sul campo. Poi non importa quale sia il sogno, l'importante è averlo, no? Certo. Quindi prefissarsi un obiettivo e raggiungerlo. Io ti auguro di esaudire il tuo sogno, Bianca. Martina, invece, l'hai già detto prima, seguire le orme. Seguire le orme dei miei genitori, in qualche modo. Magari aprire... Chissà, sì. Un giorno la mia attività che riguardi probabilmente entrambi sia il... In Italia o all'estero? Bella domanda. Ma magari da entrambe le parti. Ma perché no? Cosa avete imparato da... il progetto dell'eccellenza che abbiamo spiegato prima, dato che siete stati così a contatto con degli alunni vostri coetanei americani? Io ho imparato a raccogliere le olive, in quanto abbiamo fatto la raccolta che prima non avevo mai fatto, e poi ho imparato ad approcciarmi con persone diverse da quello che faccio tutti i giorni o con la quale mi approccio tutti i giorni, in quanto parlavano soltanto americano. Quindi in qualche modo dovevo riuscire a comunicare. Loro cercavano di parlarmi in italiano, io gli insegnavo qualcosa in italiano e loro mi parlavano in americano. Quindi ti servirà sicuramente. Sì. Bianca, cosa hai imparato? Io ho imparato che le lingue sono molto importanti, soprattutto in questi tempi. E la stessa cosa, io soprattutto ho cercato di parlare in inglese e loro mi rispondevano sempre in inglese, quindi... Ecco, le lingue, professore, sono molto importanti perché un bravo chef oggigiorno deve essere anche in grado di spiegare il piatto, no? È chiaro, sì, sì. Oggigiorno, come le vediamo dai nostri amici, anche presenti nella trasmissione, anche Marco il fatto e Marco, di mostrare... il nostro chef. Esatto, dimostrarsi, e poi comunque noi come italiani all'estero abbiamo delle chance veramente importanti, siamo estremamente richiesti, per cui bisogna andare all'estero avendo un po' di ovviamente conoscenza della lingua, insomma, per cui è un presupposto indispensabile sicuramente. Quindi Martina, aspettami perché poi a fine puntata sarò da te ad assaggiare il tuo secondo cocktail. Grazie per essere stati con noi, Martina, Bianca e al professor Guido. Grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie. E adesso lo sappiamo, una pillola alia attira l'altra, guardiamocene un'altra. Alia Educational presenta Chambermaid 7800 e la carta degli scontrini. Chambermaid 7800, la cameriera robot, nonostante sia ben programmata, sta per commettere un piccolo errore. Attenzione, scontrino, materiale, carta, gettare nella carta. Gli scontrini fiscali non possono essere gettati nel contenitore della carta. Carta, non gettare nella carta. Errore sistema. Riavviata.
impostata a modalità spagnola. La carta degli scontrini è una carta speciale, cioè termica, e non è possibile riciclarla. Va quindi gettata nel residuo non differenziabile. Destination aggiornata. Se pone e nel residuo. Muchas gracias, Gaia. Se encuentra un poco tono muscular deficiente, te prendo un appuntamento col personal trainer? Bene, io il martedì le aspetto a gloria queste pillole alie, ma adesso torniamo a parlare di Idea Toscana con Antonio. Ta-da! Allora, vediamo quello che noi di Idea Toscana abbiamo realizzato per le mani di tutti. Dunque, partendo qui alla mia sinistra, vedete, ormai è un grandissimo classico, lo produciamo da quasi 20 anni, è la famosa crema per le mani e unghie all'olio extravergine di oliva toscano IGP biologico. Ci sono due versioni, una per casa, sono 150 grammi, e un'altra la borsetta molto intelligente da portarsi fuori per tutti gli usi, diciamo, extra casa, nella borsa, nella giacca di noi uomini. È veramente un prodotto straordinario che dà veramente un senso di grande comfort alle mani, e con l'arrivo dei primi freddi è inevitabile che sia un prodotto da non lasciare assolutamente a casa, ecco perché il piccolo formato da portarsi fuori. Altra cosa che facciamo, questa volta il principio attivo, oltre a essere l'olio di oliva che è sempre presente nei nostri prodotti, è la linea alla rosa, si chiama prima fioritura, l'altra si chiama prima spremitura. Perché prima fioritura? Perché è tutto basato sul tema della rosa. Noi usiamo questi oli essenziali biologici di rosa, damascena e centifolia, e sono preziosissimi. Pensate che un solo litro di olio essenziale di rosa damascena costa al pubblico, no, perché non viene venduto a queste dimensioni al pubblico, il chilo viene venduto solo alle aziende produttrici, però un litro di olio essenziale di rosa damascena costa 17.000 euro il litro. Quindi sono cifre piuttosto importanti, che poi vengano miscelate all'interno dei prodotti cosmetici dosandone anche la quantità. E niente, questo è un toccasana straordinario per le mani, ma soprattutto per le cuticole e per le unghie, perché l'olio essenziale rosa damascena e centifolia è estremamente eudermico. Quindi con il massaggio che vi ho insegnato prima a fare, lavorando intorno diciamo, al contorno dell'unghia e alle cuticole, con questi due prodotti specifici riusciamo a ottenere delle mani straordinarie. Allora, una è un burro che, a differenza della crema, per le mani ancora più stressate, più secche, oppure ancora più nell'inverno freddo, è veramente un toccasana e addirittura in maniera superiore nutriente rispetto alla nostra crema per le mani. È in un formato che può essere definito portabile anche in borsa, sono 75 ml, quindi è facilmente trasportabile. E l'altra è una nostra specialità eccellenza, è la maschera per le cuticole lunghe, proprio il prodotto perfetto, necessario per affrontare l'inverno. È in un formato molto piccolo, perché ne servono veramente pochissime, diciamo, direi non gocce, perché si tratta di una crema, ma veramente un'applicazione leggerissima sulla pelle, perché la parte da trattare è già di per sé stessa molto piccola, e perché soprattutto pochissimo quantitativo di questo prodotto fa un effetto sulle unghie e sulle cuticole straordinario. Abbiamo fatto anche una versione, un kit, vedete qui davanti a me questo rosa nel sacchettino di organza, che contiene anche delle limette per le unghie, per fare proprio un kit completo per il benessere, appunto, della parte. È molto carino anche in ambito regalo di Natale. E la settimana prossima, siccome la domanda di Carlotta alla fine è sempre cosa porterete la settimana prossima, io, a differenza dei miei co-ospiti, Antonio! No, io lo spoiler, lo dico, perché ve lo promessi di tre Simone settimane lo fa, bucando completamente la notizia, perché mia figlia mi distrusse dopo aver detto quella cosa. Invece la prossima settimana, ve lo dico, vi porterò un tavolo intero di regali per Natale, perché ci stiamo avvicinando a questo periodo straordinario dell'anno. E noi di Idea Toscana abbiamo pensato a tutte mini confezioni, mini size da 50 a 35 ml, che compongono la nostra
la nostra collezione autunno-inverno, ne facciamo due, lo sapete, una di primavera per Pasqua e un'altra per Natale, per, insomma, per allietare il Natale a tutti con bassi prezzi e altissima qualità. E quindi ho spoilerato il mio intervento. Prossima puntata imperdibile. Prossima puntata, sì. Vi dico l'ultima cosa su Via Toscana. Siamo molto fieri e orgogliosi di ciò che abbiamo fatto giovedì scorso. Abbiamo aperto il nostro primo negozio monomarca fuori dall'Italia, a Barcellona, in Carré de Balmes 260, sopra la Diagonale. La città è meravigliosa, ma da giovedì sera è ancora più bella perché c'è un briciolo di Toscana che noi abbiamo inculcato in terra catalana, e quindi stiamo rappresentando l'eccellenza toscana anche oltre Alpe con un negozio monomarca nostra. Siamo veramente molto contenti, faccio gli auguri in diretta a mio figlio Leonardo che sta gestendo l'operazione, ha mille cose da fare, è molto operato, però il negozio è veramente bello. Se vi trovate a passare da Barcellona, ricordatevi, basta scrivete Idea Toscana _ES anche su Instagram, e c'è un sacco di contenuti, di stories, insomma i ragazzi giovani comunicano in questa maniera molto, molto fresca, e per me è stato un divertimento partecipare all'inaugurazione. Quindi grazie a tutti e alla prossima, voi belle detti che vi porto, quindi io ho fatto tutto quello che dovevo fare. A te Carlotta. Grazie Antonio, sono convinta che questo sarà solamente un là, Antonio alla conquista del mondo con Idea Toscana. Sì, ora figuriamoci, però sì. Per piccoli passi procediamo con cautela, ma con tanta soddisfazione. Grazie. Bene, grazie Antonio, adesso torniamo a parlare del mondo degli animali. Emily e Simone, torno da voi. Carlotta, io volevo chiedere a Simone di parlarci ancora un po' delle colorazioni esotiche, che è un tema molto sentito, molto, insomma, spiegaci un po' meglio. Sì, come dicevo prima, allora, il bulldog francese riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale esiste in quattro colori. Come dicevo, sono il fulvo in tutte le sue tonalità, il brinjier che è il nero tigrato, il cail che è il bianco nero e il bianco fulvo. Noi alleviamo anche queste colorazioni, quindi che sono quelle ufficiali, insieme alle colorazioni esotiche. Ho voluto portare i nostri due stalloni di punta delle colorazioni esotiche perché proprio su queste esistono tantissime leggende metropolitane da sfatare, insomma, che queste colorazioni si portino dietro problemi di salute, per questo non sono riconosciute dalle federazioni ufficiali. Non è assolutamente così, il riconoscimento di nuove colorazioni non è razza avviene tramite un processo che parte dal club della nazione di origine della razza, in questo caso il club francese. Pensate che il bianco fulvo è sempre esistito sin dagli albori e è stato riconosciuto dal club francese circa 10 anni fa. Quindi attualmente oggi le colorazioni esotiche, comunque il blu è riconosciuto in tantissime altre razze come il Beagle, l'Amstaff e in tante altre razze ancora, nel bulldog francese non è una colorazione riconosciuta, quindi sono alla stregua di meticci per intendersi, e effettivamente lo sono, come dicevo, perché da circa 30-40 anni a questa parte tramite outcross con razze molto più sane e molto più funzionali del tipo bulldog francese, ha partecipato molto lo Staffordshire Bull Terrier, sono state ottenute, diciamo, queste varianti. Quindi il motivo per cui queste colorazioni non sono riconosciute è perché non sono accettate dal club della nazione di origine della razza, proprio per questo rinsanguamento con razze non proprie. Questo rinsanguamento ha portato ad attenuare alcune, diciamo, caratteristiche proprio che la rendono così sensibile. Parlavo prima appunto del brachicefalismo, quindi della testa più larga che lunga, che li rende esposti al palato molle allungato, che sarebbe come il proseguimento del tetto della bocca, che invece di sfiorarsi con l'epiglottide tende a entrare in proprio in virtù di questo cranio molto compresso, che in una colorazione esotica generalmente abbiamo leggermente più lungo, quindi abbiamo una minor incidenza di queste problematiche, così come la linea dorsale che da standard deve essere discendente verso l'anteriore, e questo può portare, diciamo, all'evidenza di emivertebre e problemi di ernie spinali ed ernie cervicali,
E ultima, ma non meno importante, anche il posteriore, che da standard deve essere dritto, mentre nelle colorazioni esotiche, proprio perché abbiamo immissione di sangue non proprio, spesso l'abbiamo angolato e quindi più funzionale. Quando si parla di bulldog francese non possiamo non parlare del suo apparato respiratorio, che è particolare. Ricordiamo che tutti i bulldog sono per natura ipoplasici. Cosa vuol dire? Ovvero che il diametro tra la trachea e il rapporto tra il diametro tracheale e quello dell'ingresso toracico è la metà che in quello in tutte le altre razze. Quindi basta una semplice infiammazione alle vie respiratorie, infiammazioni che sovente avvengono nel primo anno di vita, magari col primo incontro, magari di influenze o tossi canine. Nel bulldog francese non vanno sottovalutate, perché basta una semplice infiammazione di questa della trachea che il lume si riduce e il bulldog può entrare in difficoltà respiratorie. Quindi bisogna dargli un attimino d'attenzione, specialmente anche, come dicevo, nel portarlo fuori nelle ore più calde, anche perché tanto più crescono quanto più i tessuti molli vanno a premere un po' nella zona laringofaringea, rendendo ancora più difficoltosa la respirazione. Tanti mi chiedono: ma è così difficile tenere un bulldog? No, non è così difficile, però è importante tenerlo bene, cioè ovvero avere degli accorgimenti e non dimenticarsene, insomma, perché sono cani particolari. Anche in questo caso la giusta consapevolezza, Emily. Esatto, e soprattutto rivolgiamoci sempre a allevatori come Simone, che allevano con grande professionalità, ma grande passione, per i quali, diciamo, il fine principale è la salute dei propri animali, perché insomma veramente evitiamo certi traffici che si troviamo anche nel web di cani che purtroppo non sappiamo né la provenienza né appunto le condizioni di salute. Simone lo potete trovare anche sui canali social, quindi... Sì, noi siamo molto presenti su Instagram, potete cercare Florence Prestige French Bulldog, così come su Facebook. Ritorno al discorso che giustamente faceva Emily: bulldog francese è un cane per addetti ai lavori, è l'università dell'allevamento del cane di razza, è un cane particolarissimo, è un cane che purtroppo le zoomafie ci hanno messo le grinfie sopra, perché è di grande moda, quindi purtroppo si possono trovare tanti annunci sul web di persone che, fingendosi come privati, vanno a spacciare cuccioli, invece alle spalle hanno dei trafficanti che importano centinaia di poveri cuccioli tenuti ed allevati in condizioni terribili, che poi dopo, diciamo, creano i disastri a cui purtroppo anche i telegiornali ci hanno abituato. Quindi per l'adozione, qualsiasi informazione, ti possono contattare, e poi dopo quanti mesi entra in casa un cucciolotto? Noi li cediamo non prima dei 90 giorni. Il bulldog francese è un cane particolare, sono cani che escono fuori dalla sala parto verso i 50 giorni, sono un po' lenti in questo. Noi li alleviamo sul passo della Futa, siamo su un valico montano al confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana, e potete contattarci per qualsiasi informazione, anche perché noi ci teniamo molto a fare formazione prima dell'acquisto, quindi chi si rivolge da noi, anche se decidesse di non prendere un bulldog francese, senz'altro scoprirebbe qualcosa in più sulla razza. Grazie mille Simone, grazie Emily, grazie per essere stata con noi anche questa settimana. Appuntamento alla prossima. Alla prossima. E adesso Simone, sei pronto? Certo che è pronto con Alchimia Botanica. Eccoci Carlotta. Sì, sono abbastanza pronto, diciamo. Peraltro approfitto ancora una volta per fare i complimenti a Antonio Pieri, perché un imprenditore che esporta il nostro sapere, la nostra conoscenza, i nostri magnifici prodotti fuori non solo dalla nostra regione, ma addirittura dalla nazione, e va in Spagna, va a Barcellona proprio a portare un pezzo di Toscana, credo davvero sia qualcosa di estremamente importante, quindi davvero davvero complimenti. I ciclamini. Allora, intanto abbiamo detto che cosa dobbiamo fare, quindi irrigazione, che cosa anche non dobbiamo fare. Non dobbiamo dare acqua sulle foglie, perché abbiamo visto come le foglie dei ciclamini siano foglie, e lo vediamo, le abbiamo qui in studio, che possono trattenere l'acqua. E noi sappiamo bene che quando l'acqua rimane sulle foglie delle piante, poi può causare dei problemi patologici, ad esempio delle muffe, dei patogeni vegetali, no? I funghi, tante volte abbiamo detto attenzione
alle varie malattie. Quindi attenzione a come si irrigano i ciclamini. Certamente poi abbiamo detto anche dobbiamo dare degli elementi nutritivi, perché il nostro obiettivo è far vivere le piante per un lungo periodo, non potremmo dire un mordi e fuggi, compriamo la pianta e poi la gettiamo, no. Noi abbiamo detto vogliamo coltivare, vogliamo insegnare a coltivare le piante e quindi a portarle poi a una fioritura che può essere anche l'autunno successivo. È chiaro che dobbiamo dare allora degli elementi nutritivi. Quali sono gli elementi nutritivi? Velocemente, azoto, fosforo e potassio, i macroelementi, e poi sappiamo che ci sono anche calcio e magnesio, che si definiscono tecnicamente mesoelementi, e poi microelementi e ferro, ad esempio, e zinco. Ecco, dobbiamo dare questi elementi nutritivi come, ad esempio, con l'acqua di irrigazione. Ci sono in commercio dei fertilizzanti idrosolubili che si possono diluire nell'acqua di irrigazione e quindi durante i mesi primaverili irrigare le nostre piante con acqua fertilizzata. Quindi una sorta di fertirrigazione, una sorta di irrigazione con concime, come certamente viene fatta ad esempio nelle aziende orticole o nelle aziende frutticole. Poi che cosa fare? I fiori certamente non si mantengono sempre, ma tendono ad appassire, tendono a seccare, e allora vanno tolti, perché togliendoli si evita che il fiore si sottoponga poi a quel processo di decomposizione che poi porterebbe anch'esso a problemi funginei, quindi a problemi di malattie, e quindi difficilmente in questo caso trattabili con anche dei fungicidi. Prevenire, si dice sempre, no, in agronomia, come prevenire sia meglio che curare, non solo in agronomia, ma in realtà anche in medicina generale. Ecco, questo però è, come direi, un caso calzante, perché non abbiamo poi degli agrofarmaci in grado di proteggere le nostre piante da questi patogeni vegetali. Peraltro, uno dei patogeni vegetali che colpisce i ciclamini è la muffa grigia, Botrytis cinerea, quella che colpisce anche l'uva, l'uva da vino o l'uva da tavola. Ma siccome noi teniamo le nostre piante o in balcone o in terrazza, abbiamo detto ciclamini, ma in appartamento diventa anche difficile davvero poter intervenire. Si ammalano anche di qualcos'altro, si ammalano ad esempio dei patogeni animali, insetti, ad esempio afidi, quelli che volgarmente noi definiamo pidocchi delle piante, o acari, il ragnetto rosso. Ma questo quando? D'estate, non certo né in autunno né in inverno e nella prima primavera. In estate le piante di ciclamino perdono le foglie. Perché? Perché non sopportano le alte temperature. Sono delle erbacee perenni che vanno tenute in ambienti ombreggiati, quindi mai esposti direttamente ai raggi diretti del sole, però è chiaro che con le alte temperature poi le foglie si seccano e vanno tolte. Ma rimane il bulbo che è vitale, bulbo circolare, peraltro dal termine greco kuklos, ciclamino, perché il bulbo è circolare e kuklos vuol dire cerchio. Ecco perché il nome ciclamino. Finiamo molto velocemente, i ciclamini sono, avete visto, quelli in commercio di vari colori, anche di varie pezzature, medi, maxi e mini, ma sempre ciclamini sono e sempre nella stessa maniera vanno coltivati. Allora, la Carlotta dovrebbe domandarmi ora? Simone, di cosa ci parlerai la prossima settimana? Ovviamente non lo dico come sempre, perché lo sapremo solo tadando, ovvero sia mantenendo fede e mantenendosi fedeli a RTV 38 e a questa trasmissione. A te Carlotta. Quindi alla prossima settimana, grazie Simone. Ma adesso, prima di lasciarci, in conclusione torniamo a parlare dell'olio Montalbano insieme a Viviana. Ecco, quindi rifacciamo anche un riepilogo per tutte quelle persone magari che si stanno sintonizzando adesso. Qual è la vostra politica aziendale? Allora, noi siamo un'azienda che appartiene a cooperative di produttori, sia cooperative toscane, sia cooperative pugliesi.
Quindi il nostro principale obiettivo è quello di lavorare a fianco della produzione e garantire un'adeguata remunerazione ad essa. E è il nostro scopo principale aziendale. Prodotto di altissima qualità, è importante affidarsi a un olio così perché? Perché è presente in tutte le cucine, no? Di noi italiani e non solo, e poi è uno dei condimenti più usati. Assolutamente, l'olio fa parte della nostra dieta mediterranea e soprattutto quando appunto viene acquistato appena franto, così come è tradizione nella nostra regione toscana, è ricco di polifenoli e quindi ancora più importante per la nostra alimentazione. Ripetiamo velocemente dove lo si trova. Allora, noi, l'azienda dispone di uno spazio aziendale in via Beneventi, dove si trova anche il nostro stabilimento di confezionamento, e l'olio si trova lì, si trova tutto l'anno ed è a disposizione di chi lo vuole acquistare. Purtroppo quest'anno noi nello spazio aziendale vendiamo l'olio di produzione dei nostri soci e quest'anno ne avremo una quantità molto molto limitata a causa della scarsa campagna olearea che stiamo vivendo in Toscana quest'anno. E poi si trova alla COP. Assolutamente, la COP propone come tutti gli anni la lattina da 5 litri, esatto, questa qui, di un olio 100% italiano, nuovo raccolto. La promozione partirà, mi sembra, il 27 o il 26, non mi ricordo bene, e sarà appunto a disposizione di tutti i soci la possibilità di acquistare questa tipologia di confezione con un olio di assoluta qualità. Benissimo, grazie Viviana per essere stata con noi. Sì, grazie a voi. E in bocca al lupo per tutto. Crepi, arrivederci. Arrivederci. Adesso a questo punto ringrazio tutti i miei ospiti di questa prima e seconda parte. Adesso, come sempre, mi trasferisco in cucina da Marco e Marco. Quindi restate lì per la terza parte dedicata alla cucina perché torno subito.